dell'avvocato Franco Ciufo, l'associazione Unitalia Onlus, che mi mette insieme già da diversi anni, e con il delegato il dottor Pietro De Meo porto i suoi saluti, per motivi familiari questa sera non può essere qui, e con il patrocinio del comune di Formia e con il patrocinio FIDAPA. Questa serata è una serata di beneficenza, ma soprattutto è una serata che noi vogliamo condividere con voi, con il sorriso e con la gioia, e tolgo l'occasione per augurarvi un felice anno nuovo. Questa serata l'abbiamo voluta realizzare per dare un nostro contributo per le persone che hanno subito purtroppo questa grave calamità del terremoto. Ci siamo chiesti con Pietro come fare per aiutare queste persone e abbiamo voluto dare un nostro piccolo contributo, non al comune mia matrice, ma non perché comunque stanno andando molti dei fondi alla matrice. Abbiamo voluto guardare un po' a quelli che sono dei comuni un po' più piccoli per cercare di poter portare il nostro apporto. E siccome giocando in casa con l'associazione Unitalia Onlus, fatta di carabinieri, di polizia, di forze armate, il sindaco del comune, noi abbiamo chiesto la possibilità di poterli aiutare, è il comune di Colli del Tronto. Il sindaco è un carabiniere, quindi noi abbiamo chiesto sostanzialmente cosa loro avessero bisogno. Ci siamo incontrati, siamo andati da lui, doveva essere presente qui con noi questa sera, ma purtroppo il tempo è inclemente, lì c'è la neve, quindi mi ha mandato una lettera che io adesso leggerò, e anche delle fotografie mi aveva mandato, ma purtroppo qui non c'è il proiettore, non posso farvele vedere. Quindi sostanzialmente gli abbiamo chiesto che cosa serviva e lui ci ha detto che siccome hanno avuto questa grave calamità, la cosa più importante è un parco giochi per i bambini per allestire nella scuola dell'infanzia. Quindi noi a questo punto ci siamo dati da fare per raccogliere questi fondi e per cercare di realizzare questo. Questo è un evento, abbiamo fatto e faremo anche un altro evento per una partita di calcetto di beneficenza, a cui poi tutto ricavato questa sera, poi alla fine della serata io vi dirò quando abbiamo fatto, e quello della partita andrà a questo comune. Poi ci siamo chiesti come fare per fare tutto questo e qui è entrata in gioco una nostra cara amica, che penso che tutti conoscete, che è Carmen Rota, che è l'attrice sulla compagnia Sulle Nuvole del regista Cosmo Di Mille, e quindi ho cercato aiuto a lei e abbiamo incontrato insieme questa compagnia, la compagnia della Settima Musa di Mondragone, dove poi Carmen in questa compagnia ha calcato le sue le prime uscite come attrice, le ha fatte con questa cosa. E oggi Carmen è qui, nonostante che ieri ha avuto la febbre, ha la febbre, è febbricitante, ma quale professionista, qual è? Logicamente non sarebbe mai potuto mancare a una manifestazione di questo tipo. Quindi prima di divertirci con questa compagnia teatrale, con questo spettacolo, vi voglio leggere la lettera inviatami dal sindaco del comune di Collo del Tronto. Ringrazio il comune di Formia, l'Associazione Nazionale Familiari delle Forze Armate, l'Associazione Laproto, l'ANCI, che si sono fatti promotrici dello spettacolo Dio c'è ma non si vede, portato in scena dalla compagnia teatrale La Settima Musa, il cui ricavato sarà devoluto questa sera ad un paese colpito dal sisma del centro Italia. Come sindaco di Colle del Tronto voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo gesto di solidarietà che andrà a favore del paese che amministro, tra quelli della cosiddetta zona rossa, cioè quella più interessata dal sisma. Voglio esprimere la riconoscenza di tutta la mia cittadinanza e ricordare che la ricostruzione di questo nostro territorio così duramente segnato sarà possibile anche grazie ai tanti gesti di generosità e di vicinanza come quello di questa sera, che assieme alla ricostruzione vera e propria di luoghi contribuiscono
alla irrinunciabile ricostruzione del tessuto umano di speranza e solidarietà. Il sindaco dottor Andrea Carlini. Io devo ringraziare anche i tanti commercianti che ci hanno dato il loro contributo e che hanno voluto partecipare per questa nostra raccolta. Così come ringrazio tutti voi che ci avete dato la possibilità di realizzare questo e di poter condividere con voi questo. Prima di iniziare vorrei chiamare qui l'assessore ai servizi sociali, dottor Gianni D'Angiò, per un saluto da parte del Comune. Intanto porto i saluti del sindaco e dell'amministrazione che rappresenta, i miei personali, e un buon anno a tutti voi. Colgo l'occasione per condividere con le associazioni con le quali condividiamo da tempo di quanto siamo, come dire, sempre presenti con la solidarietà. Questa è una solidarietà visibile, però vi posso assicurare che c'è tanta di quella solidarietà invisibile a Formia, che tutti i giorni ci sono volontari e tante persone che aiutano le persone in difficoltà. Volevo condividere un pensiero che mi faceva venire in mente Stefania. Facendo parte di un gruppo del CNR, del progetto La città dei bambini e delle bambine, abbiamo proposto con il professor Tonucci alla provincia di Rieti di quanto sia fondamentale poter condividere con i bambini su come vedono la loro città e quindi su come ricostruire, perché spesso siamo abituati a vedere con gli occhi degli adulti e ci dimentichiamo di quanto la possibilità di un disegno o del pensiero di un bambino possa cambiare la costruzione di una città, soprattutto in un paese come quelli diciamo prima enunciati del terremoto. Quindi io vi ringrazio, godiamoci lo spettacolo e un applauso a tutti quelli che sono sempre presenti in queste occasioni. Allora, questo spettacolo, Dio c'è ma non si vede, è una commedia in tre atti. E di cosa parla? È la sera di Natale del 2024. La famiglia Boncristiano sta per partire per Roma per l'imminente giubileo del 2025. Tio, il capofamiglia, arricchitosi con un'impresa di pompe funebri illegali, si definisce un ottimo cristiano. Tutto salta quando la boss della camorra napoletana, Laura Lampa, fa rubare la chiave della porta santa che per uno scambio di valigie finisce in casa di Boncristiano. La famiglia, molto cattolica ma ignorante, è divisa tra il sentimento di dover portare la reliquia a Roma per salvare il giubileo e il timore di essere uccisi dai camorristi in cerca della chiave sparita per errore. Grazie e buono spettacolo. Le maggiori case automobilistiche che sono riuscite nell'impresa.
In chiusura, tanto attesa l'apertura della Porta Santa, l'evento del Giubileo del 2025. Milioni di pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo si ritrovano a Roma per vivere questo straordinario evento. Tra le preghiere dei fedeli attendiamo l'epilogo. Da Adele Barton è tutto, alla prossima edizione. Se ne sono successe in questi ultimi 20 anni. Dove mi trovo? Nella casa della famiglia Boncristiano, una classica famiglia napoletana del 2020. Io, il capo famiglia, è un borghese medio che si è arricchito con le pompe funebri. Lui ha deciso che quest'anno deve andare all'apertura della Porta Santa. I buon cristiano sono da tutti considerati buoni cristiani e come tali si apprestano a festeggiare il Natale molto degnamente. Ah, il Natale doveva essere un Natale indimenticabile e veramente, veramente un fu. Prendi qualche cosa per mio corazon, che non mi sento buono.
Muovete! Allarme chi da vivos! Comprendito, comprendito! Ecco, muovete! Bravo! E adelante, 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 adelante! Chiamo Adelaide, chi è Adelaide? Adelante, fossa, presta, presta! Esatto, lo stai calmo, non ti preoccupare, che dolore si sta spiegando! Voi la capite, bene! Voi donne vi capite in tutte le lingue, sì. Chiamatemi a Giuseppe, voglio mio figlio Giuseppe. Papà, mi stai chiamando? Oh mamma, è solo un cane tossino, tutto che tossino. Giuseppe, Gemma, non hai visto tua sorella? Vengo, dimmi, dimmi. Giuseppe, finisci le cosce. Eccomi, ecco qua. Eva, Eva, signor di rotto! Che cos'è? E acqua e zucca! Bib, e acqua e zucca! Acqua e zucca? Acqua e zucca! Cioè, Isa c'ha una pasta e cucuzzi, ma acqua e zucca, come si chiama? Azzucare, vuol dire zucchero! Zucchero! Ma no, ma su, tu sai che dai con diabete per l'acqua e zucchero! Ma non ti stai facendo poco! E che si può fare, mi prova l'infarto! Dammi la mano, vai a salare, sai! No, vuole bene! No, no, Dolores, vai di là, papà si vuole riposare. Ma va bene, signor De Vogue, lo bevo io. Io? Tua sorella, vai. Ma quando è diventato filosofo non si capisce più. E lasciala stare. Lasciala stare, difendila tu. Che ti credi che non ho capito quello che è successo questa notte, si è ritirato di nuovo alle 3 stamattina. Traffico, ma che lascio della metropolitana ci sarà traffico? Mamma! Vedi? Ma la cosa preoccupante è con chi è uscito? Con chi è uscito? Ma fatti tu! E a chi appartiene? Giuseppe, non le devi smettere! Basta! Vabbè Giuseppe, lasciamo stare. Questo discorso poi lo continuiamo, fa da brucchine. Giuseppe, adesso lasciamo stare che dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo intossicarci questa giornata. Riesce a Don Papa! E ci vengo così domani dal Papa! Che fa? Tu ci vieni mangiare in quel modo? Sì. Quando noi andiamo all'udienza, oh Papa, quando te vede, sai che cosa dice? Ma questa è buffetta, la figlia grande buffetta! No, 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 Sì, ora un grande buffo! Questo ci costuma! Cosa da pazzo? Sono 25 anni, voi state facendo tutto per costruire questa città, ma non ci riuscite. Sono 25 anni che aspetto questo momento per andare a vedere il giubileo, per andare a vedere l'apertura della Porta Santa. Io con tutta la famiglia sono aspettando questa giornata, ma voi non volete intossicare, ma non ci riuscite, capito? Non ci riuscirete. Tu! Io c'è a domani! Tu non capisci niente! Tu sei arretrato! Ma dico io, come fai a non capire che questa non è una semplice tintura? Vedi, questa è un'iridescenza eterogenea, è un ripristino semantico di colori perduti, un ritorno all'armonia, spazio temporale col cosmo! Giuseppe, traduci. Ma che tu papà non ci capite niente? Ne capito tu figlio di io. E ne che sei andata a studiare la nuova legge, eh? Legge? Perché hai cacciato? La nuova legge che è proprio un'altra cosa. Questa è filosofia del terzo millennio. Ah, voi giovani d'oggi con questa filosofia moderna lo stanno niente nella capa, va bene? Mi ricorda su, pure noi, quando arrivò il 2000, pure noi ci aspettavamo che fosse l'inizio di una nuova era. Tutto era all'insegna del 2000, era su tutto. Bar 2000, hotel 2000, tabacchi 2000, e tazzine da caffè, tutto il bicchiere, tutto 2000. Cosa da pazzi? Tua mamma sa cattare una tovaglia per mettere l'ultimo dell'anno, cioè con un scritto sopra 2000, tutto ricamato in oro, una cosa troppo bella, Giuseppe, bellissima. Ah, pagai uno so anche i soldi. Ah, ma te tu due volte. A Natale ti ha buttato da fare.
come arrivai o prima dall'anno a Italia. E che l'hai riscato? Che cadeva? Ma l'hai riscato? E cambiare e cambiare, non è, la giù parte zara, giù di suo nome da ancora, tu che il suo panadero, e non sono salita manica tua, capito? Ma io credo in Dio. Oh. Solo che lo yoga e il training autogeno mi aiutano a ritrovare il giusto equilibrio mentale e maggiore grazia e bellezza. Assù. Tuo figlio quando parla francese lo sta facendo fesso. Senti, se questo è quello che ti preme tanto, festeggio pure io il giubileo, non ti preoccupare. Ah. Solo che ci verrò con i capelli così. Va bene, va bene. L'importante è che non ci possa cambiare stai qua. E noi dobbiamo vivere questo momento con tranquillitudine, va bene? Tranquillità. Ha ragione, tranquillità, la dobbiamo vivere con tranquillità e allegranza. Allegria? Ma no, vengo su cerca la tre, dove? Ma tu riusci a parlare, non sbagli qua. E fammi la passare uno ogni tanto. No, e che cos'è? Bella parlato che hai fatto, siete schifo tutte le mezze. Allora, ragazzi, andate di là, preparatevi che mangiamo prima qualcosa e poi partiamo. Andate, mammini, forza. Andate, mammini. Giuseppe, ma dici tu, mamma? Ma lì sta tanto male, mi capite così. No, ma non è così, avete corrido scura, che bravo. Ma metti che cosa in casa, mettici un velo. E che sta da monica? Ma no signore, una pezza di bugliate, qualcosa che fare. Mettici una bella banana. Eh sì, ah, metti la banana in capo, come all'africano. Che capisci mai niente, la banana, che è la cosa che si attacca a te. Ah, che le banane. Bandana, così non si vede niente, così a vedere c'è questa nota, una ragazza a moda. Anzi, fammi un piacere, pure mai io la parlo. Vedi se casomai ha telefonato tuo zio Ferdinando, che è andato a Roma in corso di città. Quello ha chiamato poco fa tuo fratello Ferdinando, ha detto che prendeva l'olio star delle 6 e stava a Napoli per le 8. La vegliata? L'olio sta! E che cos'è? È un brano che corre più a star! L'olio sta! Mamma, l'Eurostar! Eurostar! Quello tua mamma è una scienziata! Quello quando pensa, quando parla, pensa, dica come pensa, quella pensata nella sua mente scienziata, che o treno, colpa a lui, scivoli più a star! Ma quando l'ho trovato da solo con tutto, riuscite a capire? Che figure quattro sacche, questi sono i figli, li mandiamo a scuola e poi ci sovrastano la loro cultura. Infatti. E se ne approfitta. A proposito di approfittare, chi è il suo lume che esce tua figlia, ha detto Giuseppe, che nostra figlia esce con un ragazzo che noi conosciamo? Ma non lo so. Ha detto, si sapesse con chi è esce. Ma io non lo so. Non lo so, tu fai finta di non sapere. Io non lo so, sì. non lo so. Tu non sai mai niente, pensi, sai sempre tutto poco. Scusate per il disordine, fermano i preparativi per la partenza da Roma, per il giubileo del 2025. Ah, finalmente dopo 5 anni sono riuscito ad avere un appuntamento, ho mandato mio fratello a Roma per affittare l'appartamento e per vedere se riesco a stare in prima fila. Dopo 25 anni io sono un fervente cattolico, onestamente, e ci tengo a questa cosa. Niente. Domani finalmente vado a vedere l'apertura della porta santa del Papa Pietro II. vedo perplessi, no. Sì, voi avete un altro Papa, ma adesso si chiama Pietro II. Sì. È un Papa santo come quello che avete voi adesso. Ah, finalmente domani. Maronna, e chi vuole lì là in prima fila mentre il Papa avanza e va vicino alla porta santa, bussa tre volte.
Dolores, avanti! Dicevo, mi avvicino e il Papa bussa tre volte. Vado. Chi è? Signor Devoto, è il vostro ermano. Vengono mostro ermano. No, oh, vostro fratello Ferdinando. È Papa Italiano, che ti capisco. Papa entrata. Finalmente mio fratello Ferdinando, speriamo che abbia affittato questo appartamento. Speriamo. Ecco. Che bello. Che sei?
essere uguale in sei. Visto è easy, secondo me per la sicurezza, capito? La prova per questo poi, perché poi secondo me dovevano essere due fratelli. Perché? Scusa, erano in due con una sola valigia e poi dalle qua a quella. Uguale la mia. E io proprio per questo ci siamo messi a chiacchierare, no? A dire scusate, ma dove l'avete presa? Quando l'avete pagata? E le fratelle che si chiacchieravano di questo, e lei si moriva dal caldo, se aveva fatto un finestrino. E uno dei due ha preso un foglietto e si è messo a soffiare. Bravo, io ho detto scusate, mi fa caldo pure a me, me lo potete prestare? E io, lui gentilmente me l'ha dato. E io mentre mi soffiavo, mi sono reso conto di che cosa si trattava. Ha detto questo a mio fratello ti può servire, oi? Ma sai cosa ho fatto io? Mi sono alzato, quasi siamo arrivati alla stazione di Napoli Centrale, io con tutta Puglia e il mi sono soffuto e me lo sono chiudato e una parte con l'uscita dal carico, così me lo sono fregato. Dove sei rubato? Sono rubato. Peccatore, sono all'inferno. Che cazzo è sta tragedia, all'inferno, peccatore. Poi allora non mi serviva più perché tornavano da Roma. Poi pensavo ho fatto una cosa pure perché mi stai cazzando tutto. Hai ragione. Scusami, io mi devo scusare, ti devo ringraziare. Grazie, fratello Monte. Grazie anche per il fatto che resti qui ad accudire mia suocera, mentre io e la mia famiglia vado a Roma. Di questo non è che sono tanto contento. Mia suocera è bene più o meno quando la guarda.